E quando sono entrato, ricordo di quella serata, l'odore incredibile del sangue. Non solo perché l'ho visto con i miei occhi, ma non riuscirò mai a togliermi dalle mie sensazioni l'odore del sangue che impregnava le pareti. I racconti dei testimoni già lo gridavano, le immagini fortissime non lasciavano dubbi. Oggi la Corte europea dei diritti dell'uomo conferma che a Genova nei giorni del G8 nell'estate del 2001 fu mattanza, tortura. La sentenza è il risultato del ricorso di Arnaldo Cestaro, oggi 76enne. La notte del 21 luglio era nella scuola Diaz e fu uno degli 87 massacrati e feriti durante quella che la polizia definì una perquisizione ad iniziativa autonoma finalizzata alla ricerca di armi e di black bloc. A Genova in quei giorni c'era anche Gianni Fabris, lucano, all'epoca militante di Rifondazione Comunista e attivo contro il caporalato nell'associazione Michele Mancino. Io mi sono trovato a seguire l'esperienza di Genova e poi mi sono trovato a essere uno dei portavoce del Genova Social Forum, facilitando la presenza in Italia del gruppo internazionale del movimento contadino di Via Campesina, che è il più straordinario e più grande movimento di agricoltori antiliberista del mondo. L'idea che la globalizzazione neoliberista era il grande problema degli agricoltori, delle campagne di tutto il mondo, si scaricava sull'agricoltura, diciamo, il prezzo di una trasformazione che faceva pagare ai cittadini la perdita di sovranità, e quindi noi ci trovammo lì. Invito tutti a ricordare, chi ne ha ancora la memoria, che cosa era il 2001. Il 2001 era in realtà la caduta della politica, l'idea della sconfitta, il ritorno a casa, diciamo l'onda lunga di una sconfitta che veniva dagli anni 90 e prima ancora dagli anni 80. In realtà, nel mondo, mentre la politica e la società sembravano rassegnate alla sconfitta, un pezzo della società internazionale si andava riorganizzando. Genova nacque non perché qualcuno diede il via o diede l'ordine. Genova nacque nel 2001 perché si ritrovarono intorno a Genova una serie di percorsi assolutamente carsici, sotterranei, associazioni, movimenti di diverso tipo si ritrovarono intorno alla battaglia contro la globalizzazione neoliberista. Genova fu il punto di sintesi costruito in mesi di lavoro, non nacque improvvisamente, mesi di lavoro in cui trovammo il punto di sintesi fra soggetti assolutamente diversi, fra i disobbedienti, Cobas, Altra Agricoltura, movimenti sociali di diversa natura, le suore, i movimenti cattolici. Trovammo un punto di accordo per cui, contro l'idea della zona rossa a Genova, contro l'idea dei grandi che si trovavano per decidere i destini del mondo e che si chiudevano in una casamatta in cui tu non potevi accedere, in cui loro decidevano del tuo destino. Infatti il nostro slogan era: noi 7 milioni, 7 miliardi, voi siete soltanto piccola cosa. Contro l'assedio, a costruire l'assedio contro la zona rossa, si trovarono in tanti. Le suore che pregavano quel giorno, e i contadini che stavano in marcia con i prodotti della terra, le tute bianche che manifestavano, e intorno all'idea che nessuno di noi riconosceva la zona rossa. Questa fu una straordinaria modalità di lavoro. Cosa è successo quella notte alla Diaz? Quella notte alla Diaz è stata un'esperienza drammatica. Erano giorni di stanchezza. Io pensavo che
era finita lì il 21 e che quindi potevamo un attimo rilassarci, come me lo pensavano tanti altri. Ci siamo ritrovati in una delle poche pizzerie che erano aperte, che erano a pochi metri da a poche centinaia di metri da Piazza Rossetti, dove stavamo noi. Ci ritrovammo lì, eravamo in diversi del movimento, mentre stavamo mangiando questa pizza che era un oggetto del desiderio dopo giorni in cui non eravamo riusciti nemmeno a fare una doccia, a dormire sulle panchine un giorno in giornate deliranti. Mi arriva una telefonata sul telefonino da una del Genoa Social Forum che si occupava di comunicazione, urlava e diceva: Gianni, dove siete? Chiamo te perché non so chi altro chiamare. Dove siete? Stanno sfondando alla Diaz, la polizia sta entrando dentro, sta venendo qui ma sta entrando anche di fronte, correte, chiama tutti. Io ero lì, c'erano una serie di soggetti, di militanti del Genoa Social Forum, di componenti, compagni come me del gruppo di coordinamento, ma anche semplici militanti. Avvisai tutti e corremmo. Io ero fra i primi ad arrivare insieme a Gigi Malabarba, il senatore allora di Rifondazione Comunista. A Senato in quel momento c'erano due rappresentanti della Fiat, c'era Agnelli e c'era Gigi Malabarba, il padrone e l'operaio della Fiat. E mentre salivamo sulla scalinata e poi sulle curve, i tornanti che portavano alla Diaz, arrivavano le ambulanze che scendevano giù. Gigi urlava, le fermava col suo corpo, le fermava e urlava: voglio sapere che cosa sta succedendo. Loro dicevano: abbiamo dei feriti. Lui gridava: io sono un senatore della Repubblica, voglio capire chi c'è dentro, che cosa sta succedendo. Entrammo dentro una delle ambulanze, poi dentro la seconda e dentro la terza. La scena che si presentava a noi era sempre la stessa: gente devastata dal sangue e dalle ferite, con gli infermieri stravolti, i medici stravolti, dicendo: non abbiamo tempo, dobbiamo correre, alla Diaz sta succedendo di tutto. A un certo punto, in questa situazione di grande tensione, si sentì un urlo devastante, si aprì la porta della Diaz e da lì uscì quello che a tutti noi apparve come il sacco che, per un cadavere. Era, non so se avete presente, diciamo, un sacco appunto di quelli dentro cui si portano i cadaveri. Solo dopo e ci fu un urlo terribile, una forza che premeva incredibile, le forze di polizia che minacciavano di partire con la carica da un momento all'altro. Non lo facevano semplicemente perché erano arrivati tutti i giornalisti, c'erano gli internazionali, c'era la Reuters, c'erano gli americani, c'erano un mare di giornalisti e di telecamere. Noi capimmo questa situazione e spingemmo oltre ogni possibile con tutte le nostre forze perché le forze di polizia e la polizia andasse via. Scoprimmo tempo dopo che in quel sacco in realtà non c'era un cadavere, ma c'erano le famose Molotov, le famose prove che i sovversivi avrebbero usato, le Molotov che avrebbero usato contro le forze di polizia. In realtà era una grande menzogna. La storia ha dimostrato che lì dentro c'erano solo delle falsità. Mi colpì il fatto che se perquisizione o azione di polizia doveva essere, non c'era un armadio aperto, non c'era un cassetto aperto per cercare prove o cercare documenti, ma c'erano solo porte sfondate dietro cui si poteva nascondere qualcuno e c'erano due cose: c'erano le porte sfondate per cercare le persone, sangue delle persone sulle pareti e sul pavimento, insieme a
occhiali infranti, libri strappati, quindi diciamo le armi della sovversione evidente, gli occhiali, i libri, ma c'erano anche tanti, c'erano i computer del Genoa Social Forum, perché lì c'era un pezzo dell'iniziativa del Genoa Social Forum, soprattutto dei media, della comunicazione, che erano stati assolutamente distrutti, con gli hard disk strappati, a segnare il fatto che il potere che era entrato lì dentro con tutta la sua forza militare ci diceva: noi uno dei nostri obiettivi è la vostra capacità di comunicare. Cosa ha insegnato Genova? A me ha insegnato molto. A me ha insegnato che si può fare. A me ha insegnato che il potere può avere paura. A me ha insegnato che il fatto che il potere abbia paura non serve se tu non sei capace di costruire un percorso di comunità che porta a casa i risultati. Le due cose stanno insieme. Il potere deve, la politica capisce una sola cosa, sono i rapporti di forza. Rapporti di forza che non si costruiscono perché tu al potere dai dei fiorellini, si costruiscono perché tu hai la capacità invece di rivendicare fino in fondo i tuoi diritti e gli spazi di democrazia, di difenderli, ma anche di indicare i percorsi concreti su cui andare avanti. Genova mi ha insegnato il fatto che poteva, erano anni in cui da 20 anni almeno si misuravano sconfitte. Genova ci diceva in quel momento che non tutto era scontato, che tutto invece poteva ripartire. Fra le variabili che potevano essere messe in campo c'era la nostra capacità soggettiva di non affrontare ideologicamente la crisi, soprattutto di non affrontarla in termini di scontro violento, ma che c'era la capacità di raggiungere risultati per le comunità e per la collettività nella misura in cui noi facevamo valere l'idea di un'alternativa, di un'altra società, di un'altra idea di comunità, di perseguire con coerenza, con forza l'idea di un'alternativa a questo modello neoliberista della società.